Parlare di MV Agusta significa parlare di moto performanti, belle ed esclusive, per prezzo e per tiratura. Sono moto non per tutti e per questo incredibilmente affascinanti, proprio come lei, la Super Veloce 800, una delle ultime creazioni del designer Adrian Morton. Che MV Agusta produca tra le moto più affascinanti del mercato non è una novità, anzi è dai tempi della prima F4 che la casa di Schiranna ci abitua a linee senza tempo. E oggi a continuare questa tradizione c'è la Super Veloce con tanta tecnologia moderna e linee che si ispirano al passato. La MV Agusta Super Veloce 800 si presenta con due fanali tondi alle estremità. Da una parte c'è il codino rastremato e affusolato e dall'altra un cupolino che si ispira alle moto da corsa degli anni 70. Il forcellone monobraccio mette in bella mostra il cerchio posteriore, oro come quello anteriore e come il telaio, mentre la cinghia in pelle sul serbatoio è un vero e proprio tocco vintage. Molto particolare anche la tiara sul cupolino a regalarle un look quasi principesco. Per farvi capire quanti MV Agusta tengono al dettaglio, basti pensare che i punti di fissaggio delle carene al telaio sono nascosti. Rispetto alla più prestigiosa serie oro ormai sold out, la Super Veloce Standard differisce per alcuni dettagli estetici. Non c'è il forcellone oro, la sella non è in alcantara, i cerchi non sono a raggi e mancano alcuni particolari in fibra di carbonio. Ma poco importa, i dettagli e le finiture sono comunque d'altissimo livello. Se la linea della Super Veloce è qualcosa di mai visto prima, la base tecnica invece è un volto familiare. Il telaio a traliccio e il motore a tre cilindri sono gli stessi della F3 800, così come alcune quote ciclistiche come l'interasse e l'avancorsa. Cambia invece il telaietto posteriore per accogliere il nuovo codino. Il motore è il 3 cilindri da 798 cm3 che eroga sempre 148 cavalli a 13.000 giri e 88 Nm a 10.600 giri. La potenza massima può salire a quota 153 cavalli se nel catalogo degli optional si sceglie per il bellissimo ma non omologato scarico Arrow. Ciclisticamente parlando, sulla Super Veloce 800 troviamo una forcella anteriore Marzocchi da 43 mm completamente regolabile, proprio come il monoammortizzatore Sachs. I freni sono Brembo, all'anteriore c'è una coppia di pinze d'attacco radiale M4.34 associati a due dischi flottanti da 320 mm, al posteriore il disco da 220 mm è abbinato a una pinza Brembo a doppio pistoncino. Sulla Super Veloce 800 c'è il nuovo display che ha debuttato sulla nuova Brutale 1000. Il TFT a colori da 5 pollici è completo di tutte le informazioni, eccezion fatta per il pieno della benzina, e con il blocchetto sulla sinistra posso scorrere tra le varie schermate. Inoltre basta connettere l'app MV Agusta Ride alla moto per vedere il navigatore turn by turn sul display. Sempre dall'app o più semplicemente dal blocchetto di sinistra si può anche regolare la mappa custom. Traction control, potenza, freno motore, risposta del gas, intervento del limitatore, ABS sono tutti regolabili, compreso il quick shifter bidirezionale che si può spegnere completamente oppure disattivare solo la funzione in scalata. Se invece tutto questo vi sembra troppo complesso, non preoccupatevi perché basterà schiacciare il tasto di avviamento per selezionare una delle tre mappe preimpostate. C'è la più fruibile road, c'è la più performante race e quella per il bagnato, ovvero la rain. Per via del suo design ricercato, la posizione di guida non è la stessa che troviamo sull'F3 800. Innanzitutto la sella è alta 83 cm da terra e non 80,5 come sulla sorella. Le pedane però restano nella stessa posizione, in questo modo le gambe sono leggermente più distese a favore di un comfort leggermente migliorato. Bene anche il serbatoio da 16,5 litri che riesce ad accogliere le gambe degli spilungoni. Nonostante il piano di seduta rialzato, i polsi non sono eccessivamente caricati sui semimanubri che non sono né troppo aperti ma nemmeno troppo chiusi. Ovviamente scordatevi di fare dei viaggi ai confini della terra, qua la posizione è davvero super sportiva. Il cupolino, bello esteticamente, non fornisce però alcuna protezione aerodinamica nonostante la parte superiore sia leggermente rialzata. Anche da rannicchiati è difficile inserirsi nella sagoma della moto. Guidare la Super Veloce 800 mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto divertire, a modo suo ovviamente. L'anteriore è granitico, stabile, preciso, come una vera supersportiva.
Grazie al peso contenuto e all'albero motore controrotante che combatte le masse volaniche in gioco, la Superveloce 800 è un vero e proprio furetto nei cambi di direzione. Il suo pane sono le curve a medio e ampio raggio. Nei tornanti non è una gazzella, ma grazie alla giusta posizione dei semimanubri si possono evitare brutte figure, che sono quasi inevitabili in fase di manovra visto l'angolo di sterzo veramente ridotto. Ma per scoprire tutto il potenziale della Superveloce 800 bisogna alzare il ritmo e lavorare con il corpo. In questo caso la moto si trasforma in una vera e propria lama, capace di chiudere con estrema efficacia tutte le curve. Una guida di questo tipo richiede un po' di impegno, ma saprà gratificarvi con un piacere di guida impareggiabile. Il motore 800 della Superveloce è lo stato dell'arte del 3 cilindri MV Agusta, a mio avviso tra i migliori sul mercato. Le performance sono incredibili, adesso c'è un'elettronica che favorisce la guida a ritmi normali. In race la risposta del gas forse è un po' troppo aggressiva per l'utilizzo stradale, ma in sport è inaspettatamente docile e graduale. Dimenticatevi le vecchie MV Agusta, qui andare a velocità da codice della strada non è più un sacrificio. Ai bassissimi giri il motore scalcia poco, mentre per via della rapportatura lunga, se si vuole godere dell'incredibile tiro ai medi del 3 pistoni dovete salire almeno a quota 6.000 giri. Da quella soglia in poi il motore prende gradualmente potenza per poi esplodere agli alti, dove ogni sonora cambiata è accompagnata da un sound unico. Ottimo anche il quick shifter. In scalata non fa una piega, mentre in salita è preciso soltanto se siete fluidi e decisi nelle cambiate. Ottimo anche l'intervento del traction control. Non è brusco, ma il suo ingresso in scena si fa sentire. La frenata è potente, specialmente se si mette l'ABS in modalità 2, ovvero quella più sportiva. Dietro il freno è modulabile e ha un buon mordente, mentre davanti c'è poco spazio per gli errori. Se non modulate bene la forza sulla leva, far scomporre la moto è un attimo. L'assetto è complessivamente rigido, ma la forcella mi è piaciuta perché, sebbene sia granitica, riesce a copiare perfettamente ogni conformazione dell'asfalto, cosa che non fa invece il marmorio monoammortizzatore, pronto a trasmettervi ogni buca. Ci siamo capiti. La Superveloce 800 incarna lo spirito senza compromessi di MV Agusta, nel bene ma anche nel male. Come su altre MV provate fino ad ora, se la strada non è perfettamente liscia, si scompone facilmente, compromettendo l'elevato piacere di guida che è in grado di regalare questa moto. Anche il prezzo da vera MV Agusta, 20.000 euro, tondi tondi, e ce ne vogliono 500 euro in più per questa bellissima colorazione. A mio avviso, se fate 30, dovete fare 31. Ma con un prezzo del genere perché comprare una Superveloce 800 anziché una qualsiasi altra moto? Se siete particolarmente vanitosi, volete una moto performante e tutto sommato fruibile su strada, con lei avrete tutti gli occhi addosso. E poi diciamocelo, se vi innamorerete di queste linee, al cuore non si comanda. E adesso tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate della MV Agusta Superveloce 800 qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro video. Inoltre seguiteci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ma soprattutto sul nostro sito www.motorbox.com. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ciao!